Questi sono tutti casi importati, noi non abbiamo casi di Covid autoctoni e pertanto è veramente ingiusto additare come untori noi sardi che invece abbiamo rispettato le regole e abbiamo garantito ai nostri visitatori un'isola Covid-free e questo non è tollerabile. Sono tutti casi importati, casi di rientro, noi abbiamo una situazione sotto controllo nonostante appunto questi casi che ad oggi nel nostro territorio sono arrivati a 65, ma sono tutti monitorati, si sta facendo un grandissimo lavoro da parte delle forze dell'ordine, da parte dei volontari, da parte di ATS, da parte di tutti gli enti che sono deputati al monitoraggio attivo della nostra comunità e pertanto è assolutamente un messaggio assurdo quello che hanno fatto passare. È stato un grave errore riaprire le discoteche. Purtroppo noi abbiamo dei dati che ci arrivano direttamente da ATS che ci confermano che il 90% dei casi che ad oggi stanno verificando sono casi che derivano dalla movida, dai locali notturni. È difficilissimo non fare assembramenti in una discoteca, è praticamente impossibile, così come ballare a distanza di 2 metri. Quindi è evidente che questa è stata una cosa negativa che ha poi però portato anche a delle conseguenze di carattere economico, oltre che di lesione della salute pubblica. E adesso noi siamo in una condizione per la quale stiamo tranquillizzando i nostri ospiti ancora presenti nel nostro territorio e stiamo dicendo che in questo momento la vacanza è compatibile col Covid, però bisogna essere responsabili, bisogna essere responsabili nei comportamenti singoli, ma anche da parte di chi gestisce le attività, bisogna essere attenti e rispettare i protocolli. E io devo spezzare una lancia a favore dei nostri operatori perché dall'inizio hanno lavorato con attenzione, hanno portato avanti una campagna molto equilibrata in modo da poter ospitare i nostri turisti in completa sicurezza. Questo è avvenuto e pertanto bisogna anche ringraziare gli operatori che si sono messi a disposizione, che hanno dato un grande servizio al nostro territorio in una stagione molto È complessa, chiaro. che hanno deciso di aprire accettando un compromesso, accettando il compromesso di guadagnare anche di meno. E noi come pubblica amministrazione gli siamo stati vicini, l'abbiamo messo a disposizione il suolo pubblico gratuitamente, anche in modo da dare la Certo. possibilità di recuperare, per dire, i tavoli che invece avevano perso per garantire il distanziamento all'interno e all'esterno dei locali.